Buongiorno. Nel breve tempo di questa chiacchierata cercherò di riassumere quelle che sono le attuali conoscenze relative ai meccanismi di resistenza alle terapie mirate nel cancro, principalmente a quelle terapie dirette a colpire le cellule tumorali. Quindi non vi descriverò, per esempio, i meccanismi di resistenza alle terapie antiangiogeniche o alle terapie immunologiche. Diciamo, lo scopo della medicina di precisione, come voi tutti sapete, è quello di accoppiare nella pratica medica quotidiana quello che si desume dai profili genomici di un tumore con un portfolio di farmaci che sono diretti verso alterazioni specifiche per le cellule tumorali. Purtroppo la realtà ci ha dimostrato che l'inibizione da un punto di vista clinico di questi geni importanti per il cancro, definiti oncogeni, sia molto efficace, ma spesso, anzi praticamente sempre, solo transitoria. E per questo motivo la resistenza è il principale fattore limitante per ottenere una cura nei pazienti col cancro. Allora, noi proprio schematicamente distinguiamo due tipi di resistenza. Una resistenza che viene definita primaria. In questo caso, no, quando noi trattiamo col farmaco il paziente, non osserviamo una risposta clinica obiettiva. Quindi questo significa che all'interno della massa tumorale ci sono solo poche cellule che sono in grado di rispondere al farmaco, mentre la stragrande maggioranza delle cellule del tumore sono ad esso resistenti. Abbiamo poi anche un secondo tipo di resistenza che viene chiamata secondaria o acquisita. In questo caso noi abbiamo la maggior parte delle cellule, queste cellule blu, che sono sensibili all'azione del farmaco e quindi in presenza del farmaco muore. Perciò noi osserviamo una risposta clinica, cioè una diminuzione importante della massa che viene valutata con i criteri tipo criteri RECIST e può dare una stabilizzazione di malattia, una risposta parziale, una risposta completa. Possono rimanere però vitali alcune cellule come queste che sono intrinsecamente resistenti, cioè non muoiono in presenza del farmaco. Queste cellule, allorché normalmente non hanno nell'ambito della massa tumorale un particolare vantaggio selettivo, anzi spesso non sono avvantaggiate a crescere, ma crescono più lentamente delle altre cellule blu e queste cellule permangono e possono, in assenza della massa tumorale, cominciare a crescere in maniera molto più efficace e quindi possono dare origine sia a una recidiva locale sia a delle metastasi, ciascuna delle quali può essere caratterizzata da alterazioni molecolari diverse perché deriva da cellule che possono essere resistenti al trattamento del farmaco per motivi diversi. E tenete presente questa distinzione tra primaria e secondaria è una distinzione d'uso, non è una distinzione assoluta, in quanto è assolutamente, completamente dipendente da come noi valutiamo la risposta, nel senso che noi possiamo individuare la risposta con un imaging. Tipo con PET, TAC, che possono dare l'evidenza di una risposta, oppure possiamo valutarla con criteri più fini che diciamo, possono spostare leggermente la nostra analisi. Comunque, nella pratica clinica, questa suddivisione, questa classificazione è molto utilizzata. Quali sono in linea generale i meccanismi di resistenza alle terapie molecolari? Diciamo che si suddividono in due grossi gruppi. I meccanismi genetici, che sono quelli che per tanti anni sono stati studiati, sono sicuramente i più noti, e i meccanismi non genetici. I meccanismi non genetici a loro volta si suddividono in due categorie.
Quelli che diciamo, si basano sul fatto che all'interno della massa tumorale preesistano delle cellule che hanno delle alterazioni tali da renderle resistenti alla terapia. Per cui quando la terapia viene somministrata, la pressione selettiva esercitata dal trattamento fa sì che le altre cellule muoiano e che queste crescano quindi meglio e a poco si sostituiscano alle precedenti, rigenerando il tumore. È stato però recentemente anche dimostrato che le terapie molecolari possono indurre un'evoluzione genetica, e cioè possono generare, vedremo come, favorire, vedremo come, l'insorgenza di mutazioni che non erano presenti nel tumore originario, ma originano proprio in relazione alla presenza del trattamento. Queste mutazioni, che sono in grado di sostenere la resistenza, fanno sì che queste cellule proliferino in presenza del trattamento e si sostituiscano alle altre. Per ciò che concerne i meccanismi non genetici, anche in questo caso abbiamo due diverse modalità. Una è noi abbiamo nell'ambito del tumore delle cellule che hanno un profilo trascrizionale diverso dalla maggior parte delle cellule tumorali. Queste cellule primed sono capaci, appunto, grazie al loro assetto trascrizionale, di sopportare il trattamento terapeutico e quindi di essere selezionate e generare la resistenza. In altri casi si tratta di un adattamento trascrizionale, cioè è quello che si osserva nel caso della plasticità, cioè cellule che possono passare a stati diversi, proprio da un punto di vista di differenziazione, per esempio, e alcuni dei quali dipendono o non dipendono dal gene driver che è stato identificato e contro il quale si agisce la terapia. In questo modo le cellule, trasformandosi in uno stato differenziativo che non ha più bisogno per sopravvivere di quel gene driver, ovviamente diventano resistenti al trattamento. Cominciamo ora a definire in dettaglio quali sono i meccanismi genetici di resistenza. Ma prima di tutto, due parole su come sono stati identificati. Fondamentalmente sono stati identificati grazie a tre tipi di analisi. L'analisi dei pazienti i cui tumori sono diventati resistenti, esperimenti condotti in vitro su linee cellulari, e modelli in vivo negli animali. Allora, cosa ci può dire l'analisi genetica? Per esempio, prendiamo un paziente come questo con un tumore al polmone che viene trattato con un farmaco diretto contro il target. I tumori del polmone spesso hanno delle mutazioni di un gene che si chiama EGFR, cioè il recettore per epidermal growth factor. E in presenza di queste mutazioni, i pazienti vengono trattati con degli inibitori. Questi pazienti rispondono, ma generalmente dopo un po' vanno incontro a una resistenza secondaria e sviluppano diverse metastasi. Queste metastasi possono venire analizzate sia quando il paziente è in vita, sia molti studi le hanno analizzate anche necroscopicamente, e l'analisi genetica, genomica di questi tumori ha permesso di identificare tutta una diversa serie di mutazioni, grazie alle quali, per esempio, questa metastasi rossa si differenziava dal tumore primario, ma si differenziava anche dalla metastasi blu. Quindi questi studi, diciamo, comparativi tra il tumore primario e il tumore e le metastasi, oppure la recidiva stessa del tumore primario, hanno permesso di identificare in questo modo mutazioni, il cui significato funzionale è poi stato validato con studi in vitro. In altri casi, indicazioni su possibili meccanismi di resistenza sono stati ottenuti generando in vitro delle cellule resistenti, cioè
Si piastrano per esempio delle cellule di una linea che ha il LGF receptor mutato, le si tratta con una dose di farmaco non particolarmente alta, la stragrande maggioranza delle cellule muore, ma alcune sopravvivono, dopo un po' ricominciano a crescere e si fa questo, diciamo, progressivamente si aumenta la dose con la quale le cellule vengono trattate, fino a ottenere delle cellule che sono resistenti a dosi diciamo fisiologiche, cioè quelle che effettivamente vengono somministrate ai pazienti. A questo punto queste cellule vengono analizzate, si fa il confronto con le cellule originali e questo ha permesso di identificare moltissimi meccanismi di resistenza che poi nella maggior parte dei casi sono stati riscontrati anche in vivo nei pazienti. Alternativamente è possibile trattare le cellule direttamente con la dose, che è quella simile alla dose efficace utilizzata nel paziente, e generare delle cellule resistenti che di nuovo vengono poi analizzate. Per quanto riguarda gli studi in vivo nei modelli animali, fondamentalmente sono stati condotti su due tipi: sugli xenograft e sui PDX. Quelli condotti sugli xenograft hanno comportato l'iniezione sottocutanea per lo più, oppure nell'organo di origine, di cellule sensibili. Si è aspettato che il tumore crescesse, gli animali sono stati sottoposti a trattamento con l'inibitore, per esempio l'inibitore di EGFR, se noi avevamo iniettato cellule con EGFR mutate, si è osservato che il tumore regrediva, il trattamento è stato continuato e a un certo punto si è osservata la ricrescita del tumore. In questo modo i tumori sono poi stati espiantati e sono stati studiati per individuare mutazioni. Alternativamente, questo è quello che è capitato molto frequentemente negli ultimi anni, si è utilizzato un modello diverso, che è quello dei PDX. PDX sta per Patient-Derived Xenograft, che consiste nel prendere un pezzo del tumore originario del paziente e impiantarlo normalmente nel sottocute di un topo non immunocompetente. Questo si è aspettata la crescita di questo tumore, quando il tumore aveva generato, era cresciuto, viene espiantato, tagliato in piccoli pezzettini e reimpiantato in una coorte di animali. Questo permette di avere una serie di animali che presentano tutti lo stesso tumore. A questo punto è possibile trattare con diversi farmaci specifici e con lo stesso meccanismo precedentemente osservato, generare dei topi resistenti che vengono poi analizzati per individuare i meccanismi. Questo, per esempio, è un grafico che vi indica come un PDX è stato impiantato, si è aspettato che il tumore raggiungesse un certo volume, normalmente sui 250 mm cubi, e a questo punto è stato iniziato il trattamento. Un braccio è stato trattato con un veicolo e vedete come il volume del tumore si è rapidamente aumentato. Nell'altro caso è stato trattato con un farmaco specifico diretto contro il gene alterato nel tumore stesso e osservate che si ha una risposta che è prima una stabilizzazione di malattia, successivamente una risposta parziale. Dopo un certo tempo, però, il tumore ricomincia a crescere e ritorna in una malattia progressiva. A questo punto il tumore viene definito resistente e viene analizzato per la presenza delle mutazioni. Ciò detto, quali sono i meccanismi più frequenti genetici di resistenza alle terapie molecolari? Prima di tutto è importante ricordare che questi sono meccanismi cell autonomous, cioè sono meccanismi intrinseci alle cellule tumorali e non riguardano il microambiente, che da un punto di vista genetico è molto più stabile
E quindi, se non in pochissimi casi riferiti, non va incontro ad alterazioni genetiche. Questo interessa sia le cellule endoteliali, i fibroblasti, i macrofagi, cioè tutte le altre cellule che costituiscono il microambiente tumorale. Allora, tornando a questi meccanismi intrinseci alle cellule tumorali o cell autonomous, possono globalmente essere classificati in due tipi. Possono essere meccanismi, alterazioni genetiche che riguardano direttamente la molecola che è bersaglio del farmaco utilizzato, oppure meccanismi che non riguardano la molecola che è bersaglio del farmaco utilizzato. I meccanismi on target, quindi diretti contro la molecola bersaglio del farmaco, sono stati studiati particolarmente con attenzione nelle tirosine chinasi recettoriali, che sono i target più frequentemente utilizzati in terapia. E possono essere delle mutazioni puntiformi, e questo è stato documentato in tantissimi casi. Queste mutazioni puntiformi possono, per esempio, ridurre l'affinità del farmaco per il bersaglio o indebolendo i legami chimici tra la chinasi e il farmaco, per esempio questa mutazione di EGFR, oppure inducendo modificazioni conformazionali della chinasi che quindi di nuovo non permettono più l'interazione col farmaco, oppure diminuendo, diciamo, alterando la tasca enzimatica, la tasca grazie alla quale il recettore è in grado di interagire con il farmaco stesso e quindi di nuovo non impedendone l'interazione. In alcuni casi, quando sono utilizzati per esempio anticorpi monoclonali, si è visto che possono esserci delle mutazioni nel dominio extracellulare di queste tirosine chinasi che di nuovo vengono a impedire anche in questo caso il legame tra il farmaco e il recettore. Infine, in un tipo di recettore completamente diverso, cioè i recettori per ormoni steroidei, quali possono essere il recettore per gli estrogeni o il recettore per gli androgeni, sono state osservate mutazioni a carico del dominio con cui il recettore interagisce col ligando e che rendono i recettori stessi costitutivamente attivi e ligando indipendenti. Quindi, visto che in questi casi la maggior parte delle terapie si basa sulla deprivazione degli ormoni e quindi sull'inattivazione dei recettori perché non hanno più la capacità di essere stimolati dal ligando, è ovvio che se la mutazione rende il recettore ligando indipendente, l'attivazione del recettore ligando indipendente, questi rimangono in forma costitutivamente attiva. L'amplificazione genica, questa è stata documentata in molti casi, perché l'amplificazione genica può portare resistenza? Perché può, diciamo, la quantità di molecole codificate da questo gene prodotte può essere tale da superare la capacità inibitoria del farmaco. E molto spesso non è possibile aumentare la quantità di farmaco somministrato perché questi farmaci vengono tendenzialmente somministrati a quella che è la massima dose non tossica, quindi già in condizioni di eccesso di farmaco. Ma se l'amplificazione è tale da superare la capacità inibitoria del farmaco stesso, non si può ulteriormente aumentare il dosaggio del farmaco. Un altro dei meccanismi che può generare resistenza è l'amplificazione di DNA extracromosomico. Il gene stesso, infatti, si può trovare sotto forma di double minus o di comunque di piccole particelle extracromosomiali che non avendo un centromero non vengono suddivise al momento della divisione cellulare in maniera mendeliana, ma casualmente vengono ereditate tra le due cellule figlie.
Questo può portare a, diciamo, a divisioni, a suddivisioni asimmetriche del DNA extraconvoglionale, generando per esempio un eccesso di estracopie in una delle cellule figlie o una diminuzione di estracopie sempre nelle cellule figlie. Entrambi, è stato dimostrato che entrambe le cose possono determinare resistenza, perché una progressiva diminuzione del numero di copie può rendere la cellula non più addicted, cioè non più dipendente dal gene alterato, o nell'altro lato un eccesso di copie geniche può determinare ciò che ci siamo detti prima, cioè una espressione troppo alta del gene target, che quindi piccola la capacità inibitoria del farmaco. Splicing alternativi, si sono stati identificati gli splicing alternativi, quindi non sono alterazioni geniche a livello del DNA, possono anche essere solo funzionali, oppure possono esserci delle mutazioni negli splicing donor e acceptor sites, che quindi generano delle molecole alterate. Per esempio, in alcuni casi si è visto queste molecole vanno incontro ad aumentata dimerizzazione, e questo è stato riscontrato in melanomi trattati con inibitori di BRAF, oppure possono originarsi delle varianti di splicing, anche questi che diventano ligand indipendenti, e questo è stato osservato per il recettore degli androgeni nel carcinoma prostatico. Questi meccanismi, come abbiamo detto, sono relativi a quello che è direttamente il bersaglio del farmaco. Invece, quelli, che non sono relativi al bersaglio stesso, ma, riguardano altri, target, sono, per esempio, l'attivazione di molecole a valle. Se io, guardo questo schema e ho la chinasi, mutata, se ho una mutazione in uno dei, o un'alterazione genetica in uno dei downstream, di questo, recettore, e questo downstream è costitutivamente attivato, ovviamente inibire o non inibire il recettore che sta a monte ha scarso significato funzionale, perché comunque la via è costitutivamente attivata a causa delle alterazioni di di questo downstream. E diciamo che esempi di questo tipo ce ne sono tantissimi, per esempio l'attivazione di RAS dovuta a mutazioni o amplificazioni nel carcinoma del colon retto, l'attivazione a via della MAP chinasi in seguito all'inibizione dell'EGF receptor o anche delle altre chinasi, che sono dei drivers nel carcinoma polmonare, oppure ancora nel melanoma in seguito al trattamento con inibitori della selenina treonina chinasi BRAF. Infine abbiamo l'attivazione di pathway paralleli. Tornando allo schemino, diciamo, se noi abbiamo l'inibizione di questo recettore, ma nella stessa cellula viene costitutivamente attivato per mutazioni o per amplificazione una diversa tirosina chinasi recettoriale, che però utilizza la stessa via di trasduzione, l'inibizione di questo recettore non è più sufficiente per dare un significato clinico, perché la via comunque rimane costitutivamente attivata. E anche di questo ci sono moltissimi esempi clinici. Per esempio, nel carcinoma del polmone, l'inibizione dell'EGFR può essere vicariata dall'amplificazione di MET o HER2, dalla presenza di mutazioni autocrine che attivano l'FGF receptor 1, dall'attivazione dell'IGF-1 receptor o da eventi di fusione. Sempre nel carcinoma del polmone l'inibizione di ALK può essere vicariata dall'attivazione di EGF receptor o di KIT, e sempre per esempio nel polmone l'inibizione di MET, la forma mutata di MET che presenta una delezione dell'esone 14, può essere vicariata dall'amplificazione di EGF receptor o di HER2.
Quindi fondamentalmente in tutti questi casi noi abbiamo questa via che rimane attiva o perché non riusciamo più a inibire la chinasi che è il nostro bersaglio, oppure perché attiviamo delle molecole a valle o attiviamo dei segnali in paralleli che comunque sono in grado di mantenere attiva questa via. Qual è l'origine di questi meccanismi genetici di resistenza? Beh, ci sono fondamentalmente la prima origine individuata è stata l'eterogeneità tumorale. E Fogelstein, che uno scienziato che ha avuto un ruolo fondamentale nella scoperta dei meccanismi di resistenza e anche di sviluppo dei tumori, aveva definito la resistenza tumorale come un fait accompli. Cioè la resistenza tumorale esiste e intrinseca al tumore stesso, perché nella enorme varietà di cellule che sono presenti nel tumore, ab initio ne esistono alcune che presentano delle mutazioni che fa sì che questa cellula sia intrinsecamente resistente al trattamento con i farmaci e che quindi questa cellula che, come ho già detto, di per sé non ha una fitness particolare, per cui non tende in condizioni normali a diventare prevalente all'interno del tumore. Quando noi trattiamo con un inibitore, per esempio di EGFR, per riportarci all'esempio di prima, le altre cellule muoiono, ma queste sono resistenti e tendono progressivamente a diventare la maggior parte, la maggioranza delle cellule del tumore che ovviamente non sono più sensibili, non sono sensibili al trattamento stesso. Quindi la terapia rappresenta una pressione selettiva che favorisce la crescita di cellule preesistenti che contengono mutazioni in grado di sostenere la resistenza. Alternativamente, molto più recentemente, è stato anche dimostrato che il trattamento stesso può sostenere quella che viene chiamata una capacità di mutazione adattativa. E cioè si è visto che le cellule tumorali trattate, sottoposte a target therapy, attivano dei meccanismi mutagenici indotti dallo stress. Per esempio, sono in grado di downregolare i geni del mismatch repair e dell'homologous recombination, quindi di downregolare i geni che controllano l'integrità di duplicazione del DNA e sono in grado di fare uno switch tra meccanismi di riparo del DNA che sono ad alta fedeltà verso meccanismi che sono più error prone. Quindi la quantità di mutazioni presente al DNA può più facilmente aumentare in ogni mutazione, in ogni divisione, e questo diciamo generato dalla pressione della terapia. Quindi queste cellule aumentano transitoriamente la loro capacità mutagenica che ritorna normale allorché la pressione selettiva data dalla terapia viene rimossa. Questo più o meno per quanto concerne i meccanismi genetici. I meccanismi non genetici sono stati studiati molto più recentemente e sono ancora completamente, molto molto più oscuri, ma sostanzialmente abbiamo due o tre grossi gruppi. Uno è il cosiddetto lineage infidelity o transdifferenziazione, che è un processo grazie al quale le cellule all'interno di un tessuto transitano da uno stato di identità cellulari ad un altro, e questo processo viene definito plasticità di linea. E questo capacità, meccanismo di resistenza dovuto alla plasticità è stato per primo osservato nel contesto del tumore del polmone, ma è stato visto anche in altri tumori, per esempio il tumore della prostata e i carcinomi e i basaliomi cutanei. Fondamentalmente si ritiene che questo switch sia indotto in modo più comune nel contesto di terapie target dirette contro pathway molecolari che
sono essenziali per il mantenimento dell'identità cellulare. Per cui nel momento in cui questi pathway vengono inibiti, la cellula può scegliere di cambiare identità cellulare. Questo, per capire meglio questo concetto, rifacciamoci sempre al tumore del polmone. All'interno del polmone ci sono cellule multipotenti che possono diciamo, dare origine sia a cellule epiteliali sia a cellule neuroendocrine. E quindi i tumori delle cellule epiteliali sono gli adenocarcinomi polmonari, mentre i tumori di tipologia neuroendocrina sono gli small cell lung cancer o i microcitomi. Si è visto che quando queste cellule inizialmente acquisiscono alterazioni nei geni RB o in P53, sono più prone diciamo, ad acquisire una plasticità. Quindi, se queste cellule acquisiscono mutazioni di EGFR, cioè attivano il pathway di EGFR, più facilmente evolvono in senso di non small cell lung cancer, quindi di adenocarcinoma polmonare. Quando noi trattiamo con inibitori di EGFR, si è visto che in una percentuale non irrilevante di casi, questi tumori tendono a transdifferenziare in senso di microcitomi. Quindi fondamentalmente la pressione terapeutica diretta contro questo driver oncogenico che favorisce questo passaggio. Al momento non è ancora chiaro se si tratti di un passaggio diretto, cioè direttamente da adenocarcinoma a microcitoma, o se sia necessario una dedifferenziazione, cioè un ritorno a quello stato originale di plasticità che era in grado di dare origine a entrambi i tipi cellulari e quindi in seguito al ritorno si abbia successivamente la transdifferenziazione. E in questo caso per queste cellule, per esempio EGF receptor, nel contesto trascrizionale e differenziativo di queste cellule, EGF receptor, anche se mutato, non è più un driver. Queste cellule mantengono EGF receptor, questo non ha più una capacità di driving per queste cellule tumorali. E diciamo che questo ha un forte supporto clinico. Infatti si è visto che appunto questi small cell mantengono, come vi ho già anticipato, le mutazioni attivanti di EGF receptor e circa un 15% dei pazienti che presentano un adenocarcinoma con mutazioni di EGFR e quando sono stati ribiopsiati o si è manifestata un'evidenza clinica di resistenza, hanno mostrato nei tumori aree di microcitoma. Anche in questo caso non è noto esattamente quello che vi ho detto prima, cioè se si tratti di un passaggio diretto quanto piuttosto di una dedifferenziazione e successivamente di una diversa riprogrammazione. Un altro meccanismo non genetico che è stato descritto è legato alla capacità delle cellule tumorali di assumere molteplici stati fenotipici, quindi di andare incontro a diciamo, pattern trascrizionali diversi. Quindi quello che si osserva in questi casi è che la terapia, l'esposizione alla terapia determina la riprogrammazione dell'espressione genica e spesso queste risposte adattative sono associate con un'aumentata resistenza. Si generano quindi quelle che vengono definite le drug tolerance cells, cioè cellule che non presentano alterazioni genetiche di nessun tipo, ma si ritiene che grazie a questa riprogrammazione genica, dell'espressione genica, siano in grado di sopravvivere. Normalmente queste persister cells
sono quiescenti, non proliferano, ma sono in grado di sopravvivere. Però quando noi togliamo il farmaco, queste cellule riacquisiscono la capacità proliferativa. E la loro diciamo, progenie è spesso di nuovo sensibile a quello che è all'esposizione alla nuova terapia. Quindi in alcuni casi, infatti, il ritrattamento con la stessa terapia viene provato proprio perché queste cellule, si ritiene che non si tratti di una selezione di cellule che presentano un assetto genomico tale da renderle intrinsecamente resistenti, ma si ritiene che si tratti proprio di una riprogrammazione dell'espressione che quindi può essere modulata nel tempo. Un'altra domanda a cui si è cercato di dare risposta è se questa resistenza non genetica possa essere stabile ed ereditabile. E diciamo che la risposta che non è ancora stata data, al momento in maniera definitiva, si avvale di dati clinici, cioè ci sono state analisi molecolari hanno dimostrato che in un po' meno della metà, diciamo tra un terzo e la metà dei tumori, non si riescono a identificare delle chiare cause genetiche per una resistenza stabile in circa il 40% appunto dei tumori. E si ritiene che questo adattamento non genetico possa essere dovuto a diverse cause, per esempio, appunto, oltre ai programmi trascrizionali differenti che vi ho già citato e alla plasticità cellulare che vi ho citato, uno dei fenomeni che spesso si è osservato associato alla resistenza è l'acquisizione dello switch epitelio-mesenchimale, la cosiddetta EMT, Epithelial Mesenchymal Transition, che rende le cellule assolutamente più resistenti ai trattamenti. La transdifferenziazione, di cui abbiamo parlato, e la reversione a uno stato più immaturo e a un fenotipo di tipo progenitoriale. Quindi, come vedete, sostanzialmente al momento su questi meccanismi esistono molte ipotesi, ci sono i dati sperimentali che le comprovano, ma i dettagli molecolari sono assolutamente meno conosciuti di quanto lo siano quelli genetici. Infine, molto importante anche l'interazione col microambiente tumorale che può conferire resistenza perché, ad esempio, perché produce fattori di crescita che sono in grado di attivare dei pathway che possono sostituirsi, quindi vicariare quelli inibiti dalle terapie molecolari. Per esempio, diciamo, i primi lavori di questo tipo sono stati ottenuti nel 2012, in cui si dimostrava che non tutti, ma alcuni fattori di crescita in particolare, sono particolarmente efficaci nel generare la terapia e nel generare la resistenza. E questi fattori sono appunto capaci di attivare molecole tipo MET, VEGF receptor, l'FGF receptor, l'insulin like receptor e così via. Noi abbiamo anche fatto degli studi in cui abbiamo dimostrato che, per esempio, che esiste un forte crosstalk tra le cellule tumorali e il microambiente, in quanto le cellule tumorali possono, anche con meccanismi metabolici, indurre, educare le cellule del microambiente a produrre i fattori di crescita che sono in grado di mantenerle in vita in presenza della pressione selettiva del farmaco. Quindi questo significa che noi dobbiamo anche pensare a guardare al tumore proprio come un organo, non solo come un qualcosa costituito da cellule tumorali, ma anche da altri tipi cellulari che possono essere modificati e indotti dalle cellule tumorali stesse. Infine, una via che è assolutamente un campo che è assolutamente in crescita è l'interazione con il microbiota.
È stato visto che molti tumori presentano dei batteri. I batteri producono degli enzimi e questi enzimi possono metabolizzare o catabolizzare delle sostanze terapeutiche. Diciamo che la prima prova che questo fosse un dato di fatto è stata ottenuta nel carcinoma del pancreas, dove sono stati trovati dei batteri della classe dei gamma proteobatteria, i quali sono in grado di produrre un enzima che è una cetidina deaminasi capace di metabolizzare un chemioterapico come la gencitabina nella sua forma attiva. Quindi, allorché il tumore viene invaso, o perlomeno viene colonizzato da questi batteri, il farmaco diventa inattivo non perché le cellule tumorali non siano più in grado di rispondere adesso, ma perché il farmaco stesso viene inattivato. E studi, questo è ovviamente un meccanismo di resistenza a un chemioterapico, ma studi anche su target therapies in questo sono in corso e sembrano dimostrare che la presenza dell'microbiota all'interno del tumore possa effettivamente modificare la risposta anche alla terapia molecolare. Per inciso, il microbiota si è dimostrato che il microbiota ha un enorme ruolo nell'interazione tra il tumore e l'ambiente, soprattutto tra il tumore e la risposta immunologica, che diciamo capitolo che non trattiamo qui, ma diciamo nozione che è importante avere. Quindi, brevemente, che possiamo fare? Ma onestamente al momento siamo ben lontani dall'aver risolto il problema. Diciamo, non abbiamo ancora approcci terapeutici validi per superare la resistenza. Sicuramente possiamo evolvere, sviluppare farmaci sempre diretti pur contro lo stesso target, più nuovi, che quindi per esempio siano di forma diversa, che possano interagire o meno con il dominio chinasico dell'eterosina chinasi, che possano interagire con i vari target. Quindi, e questi sono i cosiddetti farmaci inibitori di nuove generazioni. Per esempio, nel caso del GFR ci sono una pletora di nuovi farmaci, come quello che vi ho indicato, che è un farmaco diretto contro una forma mutata di EGF receptor che non risponde assolutamente agli inibitori tirosina chinasici e che quindi è responsabile di una resistenza primaria. E questo nuovo inibitore sembra essere piuttosto funzionale. Si può, per cercare di evitare le resistenze dovute all'attivazione di vie parallele, usare degli anticorpi bispecifici oppure usare delle associazioni di inibitori di recettori diversi. Questo è stato utilizzato, è stato provato con risultati non concordi e spesso, tra l'altro, a fronte di tossicità non irrilevante. Può esserci il blocco concomitante di feedback loops, per esempio nei tumori della mammella che hanno, nei tumori che esprimono i recettori per gli estrogeni, che hanno mutazioni nel gene della PI3 kinase, sono stati usati contemporaneamente inibitori dell'estrogen receptor e inibitori della PI3 kinase. Nel caso del tumore del colon, che presenta una specifica mutazione di RAS che è la G12C, in cui c'è una cisteina al posto della glicina, si è visto che la contemporanea inibizio che la, l'inibizione di questa forma di RAS di per sé non è sufficiente a dare una risposta clinica perché determina una maggiore dipendenza da EGFR. Però la contemporanea inibizione sia di GFR sia di KRAS è in grado di ottenere una risposta terapeutica. Per quanto riguarda appunto le varie possibilità
dei vari meccanismi. Vi ho già detto che per superare la resistenza a un target possiamo fare uso di diverse generazioni di farmaci. L'uso di anticorpi bispecifici l'abbiamo già nominato. Recentemente è stato introdotto questo nuovo approccio che è l'induzione e la degradazione delle proteine target, il cosiddetto PROTAX. Questo si basa sul fatto di avere dei reagenti che sono da un lato capaci di legare con alta affinità il nostro target, che sono congiunti mediante un link a una porzione che è capace di legarsi a un'ubiquitina chinasi. Questo porta in prossimità l'ubiquitina chinasi e la molecola che noi vogliamo inibire, determina l'ubiquitinazione di questa molecola che la indirizza verso la degradazione proteasomica. Quindi, fondamentalmente, da un punto di vista teorico, noi possiamo indirizzare alla degradazione proteomica qualsiasi target. E questo PROTAC è stato utilizzato, provato in tantissimi setting, contro tantissimi bersagli e risulta teoricamente particolarmente interessante per quei casi in cui noi non possiamo. Diciamo, il nostro target non ha attività enzimatiche, quindi fattori trascrizionali, molecole prive di attività enzimatica in generale, e la possibilità è proprio quindi quella di indurne la degradazione. Per superare la resistenza dovuta all'attivazione di pathway paralleli, ovviamente c'è il doppio blocco del target originale e della alterazione di resistenza secondaria con uso di inibitori chinasici o di inibitori specifici per entrambi o di anticorpi monoclonali. Abbiamo già definito la possibilità di utilizzare anticorpi bifunzionali che possono essere utilizzati non solo in un contesto diciamo di inibizione di resistenza già instaurata, ma possono anche essere utilizzati in modo preventivo quando si sa che quel meccanismo di resistenza è particolarmente frequente e quindi diciamo, si utilizza per impedire la resistenza. Per esempio, nel caso di ALK, che è una molecola che è traslocata, che è riarrangiata in una percentuale del 2, 4, 5% nei tumori degli adenocarcinomi polmonari, uno dei farmaci che è stato utilizzato inizialmente, un inibitore che è il crizotinib, era in grado contestualmente di inibire ALK e MET, e quindi MET, che è un meccanismo di resistenza frequentemente osservato in risposta a inibizione di molte chinasi, non è mai stato osservato con questo inibitore, proprio perché viene contestualmente inibito. Da ultimo, abbiamo il superamento dell'inibizione della plasticità di Lineage, e questo è ancora molto, molto agli esordi, quindi diciamo che la strategia che si cerca di utilizzare è quella di inibire i fattori che sono coinvolti nell'acquisizione della plasticità. Quindi, per esempio, inibitori di fattori epigenetici o marcatori degli stati staminali. Vi ringrazio.